patatini e patatine, benvenuti in questo nuovissimo video. Da come avete letto dal titolo, oggi si parla finalmente di capelli. Vi mostro come preparare questa maschera che aiuterà tantissimo i vostri capelli disidratati e soprattutto spenti, secchi e con le punte strarovinate, perché contiene questi ingredienti che danno corposità, vivacità, lucentezza, proteine al vostro capello e lo farà rinascere, almeno se continuerete a fare questa maschera nel tempo. Io conto di farla una volta a settimana, quindi inizio questa settimana a farla per un po' di tempo, insomma vedremo poi quando miglioreranno i capelli. Io vi lascerei subitissimo al video su come farla, su come prepararla, e ci ritroviamo a fine tutorial per parlare un attimo sulla maschera, sui miei capelli eccetera eccetera, aggiornamenti. A dopo! Ovviamente potete cambiare gli ingredienti in base al tipo di capello che avete, poi su internet potete trovare vari ingredienti da poter inserire alla maschera o stravolgerla totalmente, sempre dipende dal capello che avete. Io mi sono trovata benissimo con questi ingredienti proprio perché sono adatti al tipo di capello che ho adesso. Io ho messo 3 uova perché i miei capelli sono molto folti e tanto lunghi, almeno poverini lo erano. L'ideale sarebbe tenere la maschera almeno per anche 3-4 ore, sarebbe l'ideale proprio tenerla su, magari che non dovete uscire una giornata di totale relax a casa, vi schiaffate la maschera in testa e ve la tenete tutto il giorno. Io l'ho fatta oggi e poi sono uscita, come vedete è venuta via benissimo, ma l'olio tende a, se non lo sciacquate bene, se non lo lavate soprattutto bene, tende a lasciare i capelli oleosi, l'olio di cocco e l'olio normale, e l'uovo poi non è che dia questo gran profumo al capello, però se non ve ne frega niente, voi lo fate, pensate a curare il vostro capello, quindi magari vi prendete quella giornata, se no altrimenti come me state a fare 3 shampoo per essere sicure di aver tolto tutta la parte oleosa della maschera e l'odore insomma dell'uovo. A me personalmente non dà fastidio, manco mi frega, perché poi comunque con la piega, con i vari prodottini che si vanno a mettere dopo come l'olio così, l'odore non si sente, quindi non vi preoccupate. Però comunque vi consiglio, se dovete fare questa maschera, di prendervi una giornata in modo da far nutrire bene il capello e tenerlo su un po' di più. Per quanto riguarda invece i miei capelli, allora, come noterete li ho cambiati, nel senso che ho fatto fare la ricrescita più lunga e ho schiarito un po' le lunghezze, abbiamo cercato di schiarirle, questo perché dalla parrucchiera dove ero andata prima, sapete che mia mamma mi ha sempre fatto i capelli perché mia mamma è parrucchiera e mi ha sempre fatto le capelli, infatti mi sono sempre trovata da Dio e ho fatto fatica ad andare in quest'ultimo periodo da altre persone, ma con il fatto che appunto è molto presa al lavoro, mia madre non è che poteva tanto starmi dietro perché non fa più la parrucchiera ma fa la cassiera all'Esselunga, ma questa è un'altra storia, non aveva più tempo e sono dovuta andare tempo fa da un'altra parrucchiera, che chi mi segue nei vlog, nei weekly vlog, sa, ha visto insomma dove sono andata. E non mi sono per niente trovata bene perché abbiamo scoperto che hanno usato una specie di colore che dopo la deco mi hanno fatto questa tinta permanente, non semi permanente, che è andata a
far uscire il pigmento azzurro. Io avevo i capelli azzurri, la tinta alla deco aveva tolto l'azzurro, mentre con quel colore che mi hanno usato queste parrucchiere dopo mi hanno fatto uscire di nuovo fuori il pigmento azzurro, perché hanno utilizzato un colore che virava al viola azzurro, quindi mi hanno ritirato fuori il pigmento e me l'hanno ridecolorato, perché in quella tinta specifica era anche decolorazione, mi hanno rovinato ulteriormente il capello. Infatti me l'hanno dovuti tagliare, e tagliandomeli me li hanno anche un po' tagliati storti, perché adesso mi ritrovo, se notate, io sono divisi perfettamente dietro, questa parte più corta e questa parte più lunga. Sono rimasta molto molto scontenta, perché non era, cioè veramente tanto vale che me li facevo fare dalla mia mamma. Se sentite miagolare sono i miei bellissimi gatti. Cosa ho fatto? Li ho lasciati un attimo riprendere, poi pochi giorni fa sono andata dalla mia amica, che saluto Antonella, un amore di donna che lavora appunto da sparaci a Gallarate, dove abito io, e niente, mi ha fatto i capelli, è stata veramente bravissima, perché mi ha fatto questa ricrescita, il colore è simile al mio colore naturale, sfumata, come vedete, così non mi devo stare neanche a preoccupare della ricrescita ogni mese, che non mi piaceva questa ricrescita netta che mi veniva, perché sono anche diventata nel corso degli anni, perché io ero anche bionda tempo fa, e sono diventata un po' allergica alla deco, e quindi ho detto facciamoci fare questa ricrescita così non ci devo stare molto dietro, e me l'ha fatta sfumata come vedete, e ha cercato di togliere quel verde azzurro che era uscito sulle lunghezze dovuto a quelle altre parrucchiere. È riuscita a tonalizzarmeli facendoli un po' più bianchi. Ovviamente il tonalizzante, più li lavi più scarica anche il tonalizzante, quindi devo starci un po' dietro. Il capello bianco è un po' una noia, perché se hai questi colori viranti, hai questi sottotoni che vanno un po' dove cavolo vogliono, escono sempre fuori questi colorini un po' strani. E soprattutto se come me ci hai giocato tantissimo con i pigmenti, che vorrei aprire parentesina, i pigmenti non rovinano il capello, perché molti mi vedevano ogni volta con colori pazzi, diversi, e mi dicevano oddio Gloria, ma ti si rovinano i capelli? No, perché li ho decolorati una volta e poi ci piazzavo su ogni volta che scolorivano i pigmenti, e i pigmenti non sono altro che pigmenti, cioè non c'è ossigeno, non c'è deco dentro, non c'è proprio niente di niente se non il pigmento. Niente, il pigmento poi ovviamente, se il capello prende bene, te lo ributta fuori quando li vuoi magari bianchi. Quindi questa è la mia situazione attuale. Ha cercato di schiarirmeli al meglio senza rovinarmeli. Ovviamente le punte si sono sempre un po' rovinate. Ho un capello molto grosso che dura tantissimo, e quindi sono stata abbastanza fortunata. Però adesso li sto dietro e voglio fare questa maschera una volta a settimana almeno. Questo è quanto, questi sono i miei capelli di adesso, spero vi piacciono, fatemi sapere se farete questa maschera, se avete altri consigli da darmi qui sotto nei commenti su cosa potrei utilizzare per risanare un attimo questi capelli. La mia fissa del momento è tagliarli belli corti in questo punto esatto, ma Andrea non vuole, quindi buh. Però vabbè, adesso vediamo quanto durano queste lunghezze, perché mi dispiace molto, ce li avevo fino qua e adesso sono così, purtroppo, quando si va nelle mani inesperte delle persone. La mia mamma non me li aveva mai rovinati in tutti questi anni, quando mai ho cambiato parrucchiera, vabbè. Io vi mando un grosso bacio, spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo al prossimo. Ciao patatine e patatini!